Buonasera a tutti, buonasera concittadini, io vi porto naturalmente il saluto di tutta l'amministrazione comunale, ringrazio le associazioni che ci hanno invitato a essere qui stasera e prima di addentrarmi un po' nell'intervento mi spingo a una riflessione che probabilmente ce ne vorrebbero di più, molte di più di questi incontri, di queste riunioni, se non altro perché venendo meno i luoghi fisici di dibattito, di confronto, anche politici istituzionali, penso uno su tutti l'esistenza delle circoscrizioni a presidio dei territori e venendo meno anche in qualche modo colpevolmente il ruolo dei partiti, soprattutto nei quartieri e nelle periferie, è chiaro che emerge ancora di più il ruolo delle associazioni, ma emerge ancora di più la necessità da parte dei cittadini in qualche modo di confrontarsi con l'amministrazione comunale e perché no anche di sfogarsi, ma ben venga, perché finché c'è uno sfogo, finché c'è una critica costruttiva, finché ci sono interventi appassionati che chiedono risposte anche immediate, significa che c'è battito cardiaco, significa che comunque si crede nel lavoro che le istituzioni stanno facendo, si crede che quel territorio può e deve dare molto di più rispetto alla situazione in cui si trova in questo momento. E ci approcciamo a questo senza abbandonarci al nichilismo, parafrasando Nietzsche, ma lo facciamo partendo da un punto. Io ringrazio Matteo Gangemi per questo dono che mi ha fatto, atti del convegno sul ruolo e lo sviluppo della zona nord di Reggio Calabria per il rilancio di Gallico attraverso la valorizzazione del lungomare e il recupero della spiaggia a cura del centro studi con la crisi di San Batello. Guardando un po' per curiosità anche quelli che sono stati gli interventi, gli interventori di questo, chi ha partecipato a questo dibattito, e anche vedendo un po' la stampa del volume stesso, sono andato a guardare l'anno in cui questo volume è stato pubblicato e l'anno è il 1975. Ora, se questo volume è ancora di attualità, evidentemente qualcosa è andato storto in questi anni, forse più di qualcosa, perché si parla di un anno nel quale io non ero nato, ma come si suol dire non ero neanche nella mente di Nostro Signore, quindi è chiaro che se ci portiamo dietro problemi che poi peraltro molto bello perché parla di una città, di una politica, di un modo anche di comunicare che in qualche modo da un punto di vista anche romantico dovremmo riscoprire anche per un po' il rispetto che c'era tra partiti contrapposti, però quando si discuteva di un territorio quelli venivano messi da parte, come stiamo cercando di fare anche adesso, e saluto anche i sindaci e le istituzioni presenti e tornerò su questo anche dopo. Quindi è chiaro che nulla può avvenire nell'immediato, ma dobbiamo darci un ordine di priorità negli interventi, ci ritornerò dopo. Su questo, dicevo, è fondamentale per noi il ruolo delle associazioni, è fondamentale il ruolo di stimolo che hanno le associazioni, è fondamentale il ruolo di pungolo che hanno le associazioni nei confronti delle attività o eventualmente anche dell'inerzia dell'amministrazione comunale su alcuni temi, è fondamentale però il ruolo delle associazioni anche per quella che è l'amplificazione che le associazioni possono dare sul territorio di quello che, seppur con tante difficoltà, l'amministrazione comunale sta provando a fare. Noi crediamo concretamente in questo, ci crediamo perché la città non si fa da soli, ma la città si fa con gli altri, e in questi mesi abbiamo cercato anche di contaminarci di energie positive, di spunti che vengono da quella che viene definita con un termine che a me non appassiona e non piace per nulla, la società civile. Insomma, vengono dai cittadini, vengono dalle associazioni, e su questo noi abbiamo cercato di fare la nostra parte. Sarà approvato nei prossimi giorni il regolamento sull'assegnazione dei beni comuni e dei beni confiscati, proprio per dare la possibilità alle associazioni di realizzare su un
un luogo pubblico, che sia una piazza, che sia una vecchia circoscrizione non più utilizzata, una delegazione, un centro civico, un proprio progetto che in qualche modo coniughi la presenza delle istituzioni, dei luoghi deputati a essere centro delle istituzioni, con quelli che sono i luoghi deputati alle attività della cittadinanza, cosa che, e non va sottovalutato, già in quest'estate siamo riusciti a fare come coinvolgimento delle associazioni. Nulla deve essere scontato, deve essere considerato normale in una città che normale non è. Lo straordinario successo dell'iniziativa Adotta il Verde, con tante associazioni culturali, commercianti, imprenditori sani di questa città, che hanno deciso gratuitamente di prendersi cura di una piccola porzione delle aiuole del nostro lungomare o di altre piazze cittadine, significa che il battito cardiaco c'è e significa che la città ritorna piano piano, lentamente, a occuparsi di se stessa. Però fare la città con gli altri significa stabilire un patto, un rapporto di fiducia tra amministratori e amministrati. I rapporti di fiducia si rinnovano ogni giorno, non si rinnovano una tantum. Le testimonianze di fiducia devono essere date ogni giorno, un po' come ogni giorno, mi perdonerete il paragone, si rinnova il rapporto di fiducia tra il marito e la moglie, tra il proprio compagno e la propria compagna. E la fiducia non è unilaterale, o meglio, non è unidirezionale. La fiducia è bilaterale. Quindi si tratta di, tra virgolette, diritti e doveri reciproci, sia da parte della politica e quindi dell'amministrazione comunale in questo senso, sia da parte dei cittadini. È vero che a questo territorio, come altri territori, è stato tolto tanto in questi anni, però nel momento in cui si prova a restituire qualcosa, la città ci deve accompagnare, la città ci deve stare vicino. E quindi questo lo dico perché ci sono scelte che l'amministrazione comunale fa che non si possono limitare al semplice indirizzo politico. Ci sono scelte che, se non sono raccolte, ripeto, amplificate dai cittadini e dalla cittadinanza attiva, rischiano di essere dei flop, che sono sconfitte non per quella classe politica che le ha proposte, ma sono sconfitte per il territorio e quindi per la città. Io ho ascoltato ognuno di voi con molta attenzione, ritengo che sia il metodo migliore per poi fare un intervento che sia il più organico possibile, il più, come dire, completo possibile rispetto a quelle che sono le esigenze del quartiere. Nessuno di voi, per carità, le critiche ci stanno e ci spingono a migliorare, nessuno di voi ha parlato della cosa più importante, la prima cosa più importante che questa amministrazione in questi 9 mesi di attività ha fatto, e che è la raccolta differenziata. La raccolta differenziata non è una cosa semplice, non è una cosa normale. La raccolta differenziata è un qualcosa di rivoluzionario per i cittadini e per la classe politica, dalla quale non si torna più indietro. Però se questa raccolta, volontà precisa di avviare la raccolta differenziata, attenzione, partendo dalle periferie, non partendo dal centro storico dove in qualche modo forse era anche più facile, partendo dalle periferie e decidendo di estenderla senza costi aggiuntivi, dalla zona sud proprio alla zona nord della città, quindi nessuno potrà dire vabbè, già faceva parte del precedente contratto dell'AVR. Nel precedente contratto dell'AVR faceva parte la raccolta differenziata da Bocale fino a Ravagnese Arangea. Decidere, trovando un'alchimia importante, di estenderla ad altre 40.000 unità e partire dalla zona nord della città, dalla periferia nord della città, quindi Catona, Gallico, Archi, Arghillà, significa dare attenzione a un territorio e significa in qualche modo restituire qualcosa che è stato tolto, perché è la prima cosa che abbiamo fatto, e non l'abbiamo fatta, non lo so, al centro cittadino, l'abbiamo fatta partendo dai quartieri. Però rispetto a questo, se non ci sono le associazioni, i partiti,
anche le parrocchie, perché lo abbiamo detto ieri anche nel discorso in cattedrale, che amplificano questo messaggio e comunicano ai cittadini quanto è importante sia per il rispetto dell'ambiente, sia per il rispetto della tasca dei nostri concittadini, fare una raccolta differenziata seria, abbiamo perso tutti. E quindi nessuno poi potrà più dire sì, ci avete tolto qualcosa, perché noi questo qualcosa lo stiamo insistendo con forza nel volerlo fare, però abbiamo bisogno di voi. E mi piaceva ribadirlo anche in questa sede, per un motivo particolare, perché nonostante le difficoltà nell'avviare questa raccolta differenziata, noi partivamo da numeri prossimi per eccesso all'11%. In pochi mesi, con tutte le difficoltà del caso, con i cumuli ancora di micro discariche che ci sono in giro per la città, abbiamo raggiunto il 24,7%, certificato alla regione, non dal comune. Tradotto, basta uno 0,3% in più da qui a dicembre per evitare di incorrere nella sanzione regionale di aumento della tariffa per mancato raggiungimento dell'obiettivo. Naturalmente non ci accontentiamo, vogliamo andare molto oltre, vogliamo estenderla, e questo è previsto anche nel nuovo bando. Però bisogna capire che è davvero un punto di non ritorno. Bisogna davvero capire che è l'esempio primario e principale con cui una comunità decide di lasciarsi alle spalle quell'abbandono che c'è stato fino a ieri e in qualche modo adottare comportamenti che siano rispettosi del vivere in comunità e del vivere civile. Soltanto così noi potremo non soltanto evitare di incorrere nella sanzione ulteriore, come già il Comune sta pagando per mancato raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata, ma potremo addirittura, l'assessore Neri giustamente non l'ha detto perché prima gli obiettivi bisogna raggiungerli, potremo addirittura finalmente solo in questo modo abbassare la tariffa sui rifiuti in una città che voi conoscete benissimo ha tasse e tributi locali al massimo, perché affronta un piano di riequilibrio insostenibile sul quale noi dobbiamo far fronte. Stiamo lavorando per cercare di in qualche modo limitarlo, modificarlo, correggerlo, ammorbidirlo, allungarlo negli anni, ma ad oggi è così, è una situazione che ci ritroviamo e che dobbiamo trovare, rispetto alla quale dobbiamo trovare anche piccoli escamotage per provare a diminuirla la pressione fiscale. La raccolta differenziata, oltre ad avere rispetto per l'ambiente, ha proprio questo obiettivo. Per un motivo semplicissimo: la tassa sui rifiuti regionali si paga in base alla quantità di rifiuto indifferenziato che si porta in discarica. Tradotto significa che più si differenzia e più si fa bene la raccolta differenziata, più diminuisce la quantità di rifiuto indifferenziato che il Comune di Reggio Calabria porta in discarica. Diminuendo la quantità di rifiuto indifferenziato, diminuisce quello che noi andiamo a pagare. È una cosa semplicissima. Noi ci comportiamo anche come soggetto che chiaramente deve vigilare su chi vuole rimanere indietro rispetto a questa decisione. E nei prossimi giorni, quando verrà definita la gara d'appalto, verranno installate numero 50 telecamere sulle zone più critiche. Sì, però non vorremmo arrivare a questo. Quello dovrebbe essere un deterrente, ma vorremmo utilizzarle anche per dare più sicurezza a zone che tanto sicure non sono, perché alla fine diventa anche un giochino fare la raccolta differenziata. È semplice, i bambini lo fanno con entusiasmo. Noi abbiamo presentato questa iniziativa nella scuola elementare di